Rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, azzilli del canale. Un altro video insieme, un buongiorno, un buon risveglio a tutti voi in questo sabato e un augurio di felice weekend per tutti voi. Ovviamente, come sapete, oggi pomeriggio ci sarà la partenza alla volta di Norimberga per la nostra squadra con questa tournée che durerà poi fino al 26 luglio e in cui gareggeremo per un amichevole e già lì potremo vedere all'opera i nostri beniamini, capire se gran parte dei dettami tecnico-tattici sono stati assorbiti. Ci sarà ancora tanto da lavorare, però probabilmente vedremo già la costruzione dal basso, partendo proprio dai piedi di Gregorio e diciamo snellendo la manovra già dai difensori, che dovranno essere in grado di impostare e dettare i tempi. Ecco, una cosa importante da dire, visto che ieri si è parlato tantissimo di Calafiori in ottica Juventus, dopo la sfumatura totale con l'Arsenal, per un doppio motivo. Uno, riguardante la percentuale sulla rivendita del 50% per il Basilea, e l'altro per un discorso legato all'infortunio al ginocchio, che era stato, diciamo, sottovalutato precedentemente, ma che i Gunners hanno immediatamente ravvisato. E per questo ringrazio anche Marco della chat, saluto, per le sue informazioni. Ovviamente, è giusto dirlo, c'è un ritorno di fiamma per Calafiori, su questo non c'è dubbio, ma ho voluto aspettare l'ufficialità e le conferme autorevoli, perché non si sa mai che le cose possano cambiare dall'oggi al domani. Insomma, in poche parole, Giuntoli ha riscaldato di nuovo la pista, perché il Bologna, dopo lo ostracismo iniziale dovuto al fatto che Thiago Motta sembrava rimanesse a Bologna, ma poi ha comunicato già, penso a gennaio-febbraio, che sarebbe andato via, in qualche modo ha creato un po' di astio e quindi Saputo ha provato a mettergli i bastoni fra le ruote, impedendo proprio a Calafiori di venire alla Juventus, non solo a parole ma anche a gesti, cioè aumentando il valore del cartellino da 25-30 a 50, con la scusa, che ci può anche stare, della rivendita del 50% agli svizzeri del Basilea. Però è chiaro che il valore del giocatore era sempre stato 25-30 milioni, ma loro hanno voluto farci uno sgarbo. Poi, siccome hanno provato a tirare troppo la corda anche con l'Arsenal, che non si è mai mosso sopra i 40 milioni alla fine, ecco che si è arrivati a questa frittata e il giocatore è rimasto a Bologna. Tra l'altro, il rischio qual è? Che Calafiori parta proprio col ritiro con i Felsinei. E ricordiamoci che per loro privarsi di un giocatore così importante in un anno in cui hanno comunque tre competizioni, Coppa Italia, Campionato e Champions League, è rischioso. In ogni caso, posso dire questo, che palese, il Bologna si è tutelato in che modo se Calafiori dovesse eventualmente passare alla Juventus? Chiedendo Rugani. Però il problema di questo momento è che Rugani viene valutato dalla Juve 8 milioni, il Bologna ne vuole dare solo 5 e quindi in questo momento c'è un leggero stand-by. Però ecco, importante dire che la Juve in questo momento sembra a un bivio, visto che comunque Calafiori costa 50, Koopmeiners ne costa 60, la Juve dovrebbe scegliere o uno o l'altro. Anche qui vedremo come andrà, perché comunque Todibo, e sono appunto fonti autorevoli tra cui Fabrizio Romano, è praticamente quasi fatto. C'è l'accordo con la società del Nizza e con il giocatore. Quindi anche qui bisognerà andare cauti. Tra l'altro, per Koopmeiners gira voce adesso, con le ultime parole di Gasperini, secondo la quale Gasperini vuole giocarsi le sue carte per la Supercoppa europea contro il Real Madrid avendo Koopmeiners in casa, quindi parlerebbero eventualmente di un'uscita di Koopmeiners solo dopo la Supercoppa europea. Quindi anche qui tante voci per il momento, ma vedremo come andranno a svilupparsi le situazioni e gli eventi nei prossimi giorni. Ecco, Todibo, come vi stavo dicendo, già l'ho anticipato ieri sera, è quasi fatta, accordo quinquennale tra il giocatore e la Juventus e accordo anche con Nizza, l'abbiamo detto, per 2 milioni e mezzo netti a stagione, quindi durata ampia del contratto, stipendio ridotto e quindi valorizzazione completa del giocatore, così che abbiamo fatto con Cabal, 5 anni di contratto, 1 milione e mezzo a stagione, con la possibilità eventualmente, visto che è anche un giocatore giovane, di rivenderlo a cifre più alte rispetto a quelle che ha comprato nel caso in cui il giocatore non renda. Quindi queste sono manovre molto lungimiranti, che vanno sì ad aumentare il valore della rosa e anche allungare le rotazioni e il numero di giocatori e di slot, ma anche in qualche modo a tutelarsi a livello di bilancio e di costi, perché in questo modo, come avevo detto, non ti ritrovi dei giocatori a svernare, che non venderai più, e poi oltre a doverli rimpiazzare devi dargli dei stipendi altissimi per non giocare quasi mai oppure giocare una partita su 5. Quindi questa è la politica che ci porterà piano piano ad allinearci a livello delle altre big europee. Ci vorrà un po' di tempo, però questa è la linea dritta e l'obiettivo è quello di alzare l'asticella giorno dopo giorno, non porsi limiti, come l'ho detto, Scanavino,
Giuntoli e Thiago Motta durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco, quindi, ragazzi, Todibo per venire alla Juventus ha rifiutato comunque dei palcoscenici eventuali come quelli dell'Aston Villa, del Newcastle di Marco, l'altro Marco, e ovviamente anche del West Ham, perché, come ho detto, ha dato la parola d'onore al club bianconero. Un'altra cosa che ha agevolato moltissimo la trattativa, ovviamente oltre ai rapporti con il club francese, anche il poter raggiungere il compagno di squadra che è Frank Thuram, figlio del grande Lilian. Quindi anche questo aiuterà l'inserimento eventuale di Jean-Claire Todibo, classe 99, alla Juventus, avendo comunque un giocatore che già conosce tra le nostre fila. E quindi, insomma, un po' come è successo per UEA quando è venuto da noi, avendo già, se non sbaglio, Jalò. Ecco, in ogni caso, parliamo anche del discorso invece legato a Sulé, altro giocatore che in qualche modo sta tenendo in qualche modo fermo il mercato in entrata, un po' come Huijsen, un po' come Chiesa. Sulé però, a differenza degli altri, ha già in qualche modo avanzato una pretesa, cioè quella di andare alla Roma. La trattativa è avanzata sia in un senso sia nell'altro, perché anche il Leicester spinge molto. Il problema è che la volontà dell'argentino classe 2003 è quella di andare da De Rossi. Cioè lui si è impuntato, vuole rimanere in Serie A e vuole giocarsi le sue fiche da titolare proprio col club capitolino. E Giuntoli però da quel punto di vista, da un lato vuole accontentare Sulé, ma solo se la Roma da 23 più 3 di bonus che ha presentato adesso come offerta va sopra i 30, altrimenti Giuntoli dovrà ragionare con i soldi, cioè dire Leicester aveva proposto 25 più 5, adesso offre 30 fissi più bonus, quindi ha superato i 30 milioni, e quindi insomma qui è complicatissimo andare a ragionare, perché e di solito una società come la Juventus, ma lo farebbe qualsiasi altra squadra, andrebbe a pensare ai propri interessi e poi a quelli del giocatore. Vedremo come andrà a finire. Chiaro che se la Roma adesso rilancia e passa sopra i 30 con i bonus inclusi, allora la Juve potrà anche considerare l'offerta di Ghisolfi e di De Rossi. Insomma, staremo a vedere. Comunque diciamo che le opinioni sul giocatore sono molto discordanti, perché da un lato alcuni dicono non priviamoci di Sulé, perché a detta di molti potrebbe essere il nuovo Messi, potrebbe essere l'erede di Maria, come diceva lo stesso Angel, e alcuni invece dicono che può essere la coppia sbiadita di Giovinco, perché ha fatto 13 gol al Frosinone, di cui tanti su rigore, Giovinco ne aveva fatti 16 al Parma in 38 partite, facendo meglio di Sulé al Frosinone. Quindi anche qui è difficilissimo capire veramente il valore del giocatore, però io credo questo, che se Giuntoli e Thiago Motta veramente lo considerassero un grande campione in prospettiva, non se ne libererebbero così a cuor leggero e non starebbero trattando con Leicester, con la Roma e precedentemente anche con West Ham, Crystal Palace e altre squadre. Quindi insomma è un momento, è un bivio. Di sicuro io penso questo, che non è il nuovo Coman, però ecco, è un giocatore sicuramente valido, di grande prospettiva. Ditevi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.